Ciao, siamo tornati e siamo incazzati. Incazzato arancione. Incazzato rosso. Perché questi colori? Per solidarietà al presidente dell'UNA, che è stato costretto a dimettersi ieri, in seguito alla trasmissione Le Iene mandata in onda domenica sera. All'inizio del servizio che lo riguardava, veniva stigmatizzato in modo ironico il colore del suo cappotto, che ad occhio di tutti sembrava rosso, ma per il giornalista era arancione, quindi... Ecco i colori. Cosa è successo domenica sera nel servizio delle Iene? Veniva sostenuto che i fondi pubblici destinati dall'UNAR all'ANDOS, un'associazione LGBTQI romana, venissero in realtà utilizzati per finanziare dei circoli ricreativi dove avverrebbero delle orge omosessuali o anche prostituzione. Cosa non assolutamente vera. Questo perché i fondi che l'UNAR, fondi pubblici, ribadiamolo, che l'UNAR destina ad ANDOS sono stanziati sulla base di un progetto che l'ANDOS insieme alla Sapienza, insieme all'associazione WIQAL, ha presentato l'anno scorso, che serviva a sostenere dei centri di ascolto antiviolenza all'interno delle facoltà d'Italia. La cosa vergognosa è che si vuole far credere alle persone che questi soldi pubblici che sono stati dati all'UNAR in realtà servirebbero ad ANDOS per aiutare economicamente questi circoli ricreativi gay. Non è assolutamente così. Per non nulla. C'è assolutamente nessun collegamento tra UNAR e i circoli ricreativi gay che sono stati mostrati nelle Iene. UNAR dai soldi ad ANDOS, stop. Poi ad ANDOS per uno specifico progetto, quello dell'università e dei centri d'ascolto detto da Salvatore. Poi ad ANDOS sono affiliati alcuni locali gay che non... Questi locali gay non ricevono soldi da ANDOS, quindi i soldi pubblici che l'UNAR dà ad ANDOS non arrivano ai locali gay visti nelle Iene. Che sia chiaro. Inoltre, far passare questo messaggio che noi contribuenti paghiamo le orge gay serve solamente a discriminare ancora di più il mondo gay e dà spazio ai vari politici italiani da sfoggio di tutta la loro omofobia. No. Vedi Adinolfi, vedi la Meloni e via discorrendo. È anche importante sottolineare che nel video delle Iene si sottolinea come in questi circoli ricreativi avvenga la prostituzione, ci si prostituisca. In Italia è reato l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione. Io posso essere libero di pagare chi cazzo mi pare e piace, che sia chiaro. Oltremodo, io credo sia doveroso sottolineare la libertà che ogni persona ha di esprimere la propria sessualità. Esatto, ed è anche giusto che ci siano dei luoghi protetti, tutelati, dove è possibile fare questo in sicurezza. Poi, che uno in questi luoghi voglia far sesso con uno, due, tre, quattro persone, purché lo faccia in sicurezza per sé e per gli altri, non è assolutamente un problema. Io non credo che nei locali di scambisti eterosessuali avvengano cose tanto diverse. È importante specificare che l'UNAR finanzia progetti e non associazioni. È anche utile ricordare che fare questo parallelismo tra UNAR e locali ricreativi sessuali gay sarebbe un po' come fare... È un po' come se ogni anno lo Stato italiano con l'8 per mille finanzia la Chiesa Cattolica e avvengono all'interno della Chiesa Cattolica dei casi illegali, quali molto gravi, quali quelli della pedofilia. È come voler dire che lo Stato italiano stesse finanziando la pedofilia. Altro punto che viene contestato nel video è l'associazione eventuale del presidente dell'UNAR, Francesco Spano, ad ANDOS. Uno è un dato sensibile e non andava rivelato così. Perché, essendo ANDOS un'associazione dichiaratamente gay, praticamente si è detto che Francesco era anche lui omosessuale. È una violazione della privacy bella e buona. Esatto. Poi... Due, l'eventuale conflitto di interessi. Anche qui non è detto, quindi... Anche perché lui è può essere anche affiliato anche ad altre associazioni. Quindi... È un po' come se, tornando sempre al nostro esempio per assurdo, il ministro dell'Economia e Finanze è cattolico perché è stato battezzato, quindi associato alla Chiesa Cattolica, avesse un conflitto di interessi a stanziare l'8 per mille.
mi sembra un'emerita cazzata. Non è questo il collegamento che va fatto, è un collegamento che non sussiste, arbitrario. È arbitrario, è puramente discriminatorio, che serve semplicemente a raccogliere l'indignazione delle persone e convogliarla in un modo quantomeno falso e spregiudicato. È sensazionalismo, è cercare lo scoop dove scoop non c'è. Quindi ribadiamo solidarietà a Francesco Spano per il suo bellissimo cappotto rosso o arancione che sia, solidarietà in quanto presidente dell'UNAR, anche se purtroppo si è dimesso, solidarietà ai circoli ricreativi affiliati ad Andos che non utilizzano in alcun modo fondi pubblici, ma sono liberi in quanto identità giuridiche autonome di fare attività ricreative legali. Lo sottolineo, l'UNAR non dà soldi a questi circoli ricreativi, mettetevelo in testa. E neanche l'Andos dà soldi a questi circoli. E soprattutto circoli. Neanche l'Andos. Esatto. E soprattutto solidarietà a tutto il movimento omosessuale italiano che ancora una volta si è visto protagonista di una pagina brutta, ma veramente brutta. Detto questo, credo che siano venuti i momenti dei saluti. Va bene, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.